Sapevi che al bar i servizi igienici sporchi possono far perdere tanti clienti e soprattutto far abbassare notevolmente la qualità dell'esperienza sensoriale vissuta nel locale stesso? Allora, immaginati di essere in un locale, anche gestito bene, con un bel menù, un ottimo caffè espresso, una grande offerta di bevande alternative, poi fai colazione o la merenda, decidi di andare in bagno e trovi la gran sorpresa. Luce mezzo spenta, odore di pesce morto, sanitari sporchi, non c'è carta igienica, vai a lavarti le mani e non c'è la carta per asciugarti le mani. Tu esci dai servizi e hai due strade. O scappi via perché sei disgustato, o rimani ancora qualche minuto ma non sei più predisposto a consumare. I tuoi organi di senso funzionano ancora, ma il tuo cervello è off. E allora? Allora la soluzione è dare massima attenzione alla gestione dei servizi igienici, come in questo locale, per esempio, diretto dal mio caro amico Denis, che cura i dettagli della caffetteria a 360 gradi. Siamo all'ingresso del locale che già a primo impatto risulta caloroso, accogliente ed ordinato. Adesso entriamo nei servizi. A primo impatto, grazie al design, la sensazione è rilassante perché sembra di essere all'interno di un bagno di un centro termale. A disposizione dei clienti fasciatoi dedicati ai neonati e attorno ai sanitari strutture d'appoggio dedicate alle persone che hanno delle disabilità. Qui si strizza l'occhio anche alla sostenibilità con asciugamani elettrici ad aria. Profumo e pulizia concludono un'esperienza positiva anche in questa parte del bar. Adesso sì che sono pronto a chiedere un altro espresso.